La nazionale del Regno delle Due Sicilie, dopo l'ingresso nel CONIFA, l'organo che raggruppa le nazionali indipendenti, si è presentata al grande pubblico con l'obiettivo di rappresentare al meglio le sette regioni del sud Italia. La neonata nazionale raggiunge all'interno della Confederazione indipendente stati e non stati come la Groenlandia, Zanzibar, le Hawaii, il Darfur, la Laponia, la Sardegna, la Padania. Commissario tecnico della nazionale del Regno delle Due Sicilie è l'ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo. I ragazzi, i calciatori che saranno scelti saranno soprattutto, anzi, rigorosamente delle sette regioni del sud. Il progetto sicuramente è bello, una bella iniziativa per portare un po' in giro per il mondo le nostre radici. Accanto alla squadra maschile è stata allestita anche una compagine femminile e una dedicata ai diversamente abili. I giocatori che faranno parte della nazionale saranno tutti coloro che hanno dentro il senso d'appartenenza e che vogliono difendere i colori della nostra terra. Questo è il pensiero di Massimo Amitrano, presidente della Nazionale del Regno delle Due Sicilie. CONIFA offre un circuito internazionale di gare con l'europeo per nazioni, il mondiale per nazioni, adesso nasce una coppa intercontinentale dove partecipare, ma non è solo questo, noi faremo delle amichevoli molto, molto importanti a livello internazionale dove inviteremo e saremo ospitati da nazioni e da nazionali come la nostra, quindi non riconosciute. La divisa della neonata squadra di calcio porterà sul fianco destro lo stemma dei Borbone. I colori sociali invece saranno il rosso, il giallo e il bianco. A vestire i calciatori sarà Givova di Giovanni Acanfora, uno dei marchi campani più noti in Europa, che potrebbe presto vestire anche il Calcio Napoli. Il prodotto innovativo piace a Napoli Calcio, piace al presidente, solo che ci sono dei momenti in cui bisogna valutare con molta attenzione la sponsorizzazione. Il percorso è ancora in atto, noi ci crediamo fortemente, diciamo il tempo non favorisce tanto questa sponsorizzazione, non tanto a noi perché noi siamo già pronti per condividere un percorso triennale. Ci deve essere una loro volontà interna e una loro visione globale della sponsorizzazione che gli abbiamo proposto, che è ancora attualmente in atto.